Giorgia Meloni. Saluto ovviamente il presidente della nostra regione Marco Marsilio e ringrazio personalmente un grande giornalista Rai, nonché un celebre scrittore, Nicola Rau, per aver accettato il nostro invito. Io, prima di lasciare Nicola di intervistare il nostro presidente Giorgia Meloni, voglio dirti, cara Giorgia, che qui trovi una platea numerosa, qualitativamente importante, ma questa rappresenta solo una minima parte del popolo di Fratelli d'Italia dell'Abruzzo. L'Abruzzo ti ama e, come tutte le altre regioni, confidano in te nel futuro dell'Italia. Questo è da parte dell'Abruzzo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Giorgia Meloni. Io intanto c'è un problema preliminare organizzativo. Io, questo libro mi ha suscitato 42 domande, mi sono segnato 42 domande da porti. Come possiamo fare? Dammi un consiglio organizzativo. Ce le facciamo per iscritto. Ecco, temevo questa risposta. Adesso dirò due parole brevissime prima di rivolgere la domanda alla Presidente Meloni. Mi rivolgo a quei pochissimi di voi che ancora non hanno letto il libro. Questo non è una classica autobiografia di un politico in cui ci sono montagne di pagine di propaganda, magari una spruzzata di qualche momento di vita privata scelto a tavolino con un responsabile del marketing. Questo è qualcosa di più e di diverso, e lo dimostrano anche i libri che sta vendendo, le copie che sta vendendo. È entrato subito in classifica come libro più venduto in assoluto in Italia, dopo due mesi ancora il libro più venduto nella saggistica. È un fenomeno che gli addetti all'editoria definiscono un long seller, neanche più un best seller, cioè un libro longevo. E il successo di questo libro, a mio parere, deriva dal fatto che i lettori hanno colto l'autenticità di quello che c'è scritto. In questo libro Giorgia Meloni scava dentro di sé, fa una pesante autoanalisi, recupera frammenti di memoria anche lontana, e tutto questo lavoro che lei ha fatto, che secondo me è stato anche faticoso, ha deciso di pubblicarlo, di renderlo pubblico e di metterlo dentro questo libro. Ecco, allora la prima domanda è questa: intanto, se c'è stata una molla, un momento, una situazione, un evento che vi ha portato a decidere di scrivere la tua storia, soprattutto di scriverla in questa maniera, senza veli, di mostrarti esattamente per quello che sei, anche con le tue fragilità, anche con i tuoi momenti di difficoltà. Grazie Nicola, buonasera a tutti, ancora grazie per essere qui, grazie per questa bella platea, grazie alla classe dirigente di Fratelli d'Italia, grazie a Guerino Testa e a tutta la comunità di Fratelli d'Italia che mi rende così orgogliosa, particolarmente in questa regione. Saluto doveroso e sentito al presidente Marsilio in prima fila, del cui lavoro voglio dire sono estremamente fiera. Credo che Marco, insieme alla giunta, insieme al consiglio, alla maggioranza dei consiglieri, stia dimostrando una capacità di fare politica diversa da quella che abbiamo conosciuto troppo spesso. Noi avevamo preso degli impegni in campagna elettorale che riguardavano ad esempio il tema storico, drammatico dell'isolamento infrastrutturale d'Abruzzo, forse il principale problema per una regione che è fisicamente al centro dell'Italia eppure è difficilissima da raggiungere con tutto quello che comporta chiaramente in termini di limitazione delle opportunità. E sono fiera che oggi ogni volta che insomma faccio l'aggiornamento sul lavoro che sta facendo l'amministrazione, Marco mi racconta di come si sia andati avanti esattamente su quegli obiettivi. Per carità, probabilmente sul piano del consenso è più facile distribuire risorse a pioggia per diciamo così comprare il voto delle persone, ma cosa diversa
e avere la forza e il coraggio di costruire qualcosa i cui risultati non si vedono magari nell'immediato, ma che possono fare la storia per il futuro di una regione come questa. E sono fiera ovviamente di questa scelta, sono fiera anche della sobrietà con la quale Marco Marsilio gestisce il suo ruolo, e sono fiera di vedere oggi l'Abruzzo una regione che per esempio sul piano vaccinale è al di sopra della media, una regione che tra le primissime ha completato il piano di potenziamento per il Covid, cioè una regione che sta lavorando bene, perché noi siamo abituati a fare così, siamo abituati a essere coerenti con le promesse che abbiamo fatto e ad essere estremamente concreti. Quindi grazie Marco per essere qui stasera, grazie per il lavoro che stai facendo insieme a tutti gli altri, e grazie a Nicola Rao che ho purtroppo battuto nelle vendite, ma rimane effettivamente di gran lunga rimane una persona, insomma, che i libri li sa scrivere più e meglio di me. Allora, qual è stata la molla? Guarda, la molla principale come sempre è stata la sinistra, nel senso che loro sono dei grandi motivatori, dei grandi motivatori, e guardate, io l'ho scritto nel libro, non bisogna mai sottovalutare l'utilità dei nemici, degli avversari, gli avversari hanno sempre un'utilità e loro ce l'hanno particolarmente. Perché io ho deciso di scrivere questo diario, non la considero un'autobiografia, lo considero un diario, perché quando io accendo la televisione o quando leggo i quotidiani, quando sento parlare di Giorgia Meloni o di Fratelli d'Italia, nell'80% dei casi quello che ascolto non mi rappresenta, nell'80% dei casi quando gli altri interessati parlano di noi lo fanno ovviamente con la lente distorsiva tipica del mainstream, compreso delle volte mentire su quello che siamo, per poi accusarci sulla base di quelle menzogne. Ieri sera ascoltavo una trasmissione televisiva e c'era un signore che si chiama Alessandro Cecchi Paone che dichiara in televisione, e se ne assumerà ovviamente la responsabilità, che la destra in Italia è responsabile della morte di 130.000 persone, cioè le vittime da Covid, che la destra in Italia è responsabile della morte di 130.000 persone, come se al governo ci fossimo stati noi, perché noi avremmo detto, tra le altre cose, alla gente di non indossare la mascherina. Allora adesso o Cecchi Paone mi tira fuori una dichiarazione della sottoscritta in cui io avrei mai invitato gli italiani a non indossare le mascherine, o Cecchi Paone se ne assume la responsabilità, perché io sono stufa di sentirmi menzogne che non hanno alcun senso e che io non mi permetto di dire sui miei avversari, perché io, per carità, io sono una persona che non le manda a dire, si sa, non sono esattamente una che risparmia gli avversari. Ma non troverete che mento su un avversario per poterlo criticare, anche perché loro li puoi tranquillamente criticare per quello che fanno, non cioè sarebbe neanche lontanamente bisogno, voglio dire, e uno non fa neanche il tempo a criticarli su tutto. Però queste menzogne continue, questo racconto, queste etichette, questo racconto del mostro che loro fanno ogni giorno è diventato insopportabile. Allora, io ho pensato che non sopportando questo filtro che il mainstream ha costruito per noi, che fosse utile offrire agli italiani uno strumento, sia a quelli che chiaramente vogliono credere in te o credono in te, sia a quelli che vogliono criticarti, perché io pretendo di essere criticata per cose che ho fatto, non per cose che sono state inventate. Però per chi invece mi sostiene, io ho fatto una scelta che è quella che tu raccontavi, che è la scelta della verità, di dire le cose come stanno, perché vedete, noi parliamo sempre dei politici come se i politici fossero calati da Marte. Per carità, è vero che, diciamo, in questo contesto io ogni giorno di più mi sento un po' un alieno sbarcato in Italia, no? Però i politici altro non sono che italiani come noi. E quindi quando sentiamo dire, per esempio, i politici sono tutti uguali, i politici sono tutti ladri, sono stupidaggini, e qui parrebbe a dire che gli italiani sono tutti ladri. Invece i politici, come gli italiani, ci sono brave persone,
cattive persone, c'è chi fa bene il suo lavoro, c'è chi lo fa male, il punto è se noi sappiamo scegliere. Ora, per scegliere dobbiamo sapere chi abbiamo di fronte. E in un mondo nel quale la classe politica si racconta molto spesso per quello che non è, io ho scelto di raccontarmi per la persona che sono, con i miei limiti, con le mie paure, con le mie difficoltà, con il mio portato di storia, che spesso è stato alla base di molte delle decisioni e delle posizioni che ho preso nella mia vita. Perché, Nicola, io sono una persona molto meno ideologica di quanto si ritenga, e moltissime posizioni o scelte che ho fatto nella mia vita sono figlie chiaramente della mia esperienza personale. L'ho voluto raccontare perché le persone sappiano esattamente chi hanno di fronte, nel bene e nel male, limiti, pregi, difetti. E ho scritto questo libro per un'altra ragione: perché io non voglio tradire me stessa, non voglio tradire gli altri. Oggi Fratelli d'Italia è stimato per essere il primo partito italiano, perfetto. È un partito che ha delle grandi potenzialità oggi, non è ancora un partito di governo. Se mai Fratelli d'Italia dovesse arrivare al governo, io voglio che ci sia uno strumento che consente a ciascuna di queste persone, a tutti gli altri, di dire: ti ricordi chi eri? Ti ricordi da dove vieni? Ti ricordi che cosa hai promesso che avresti fatto? E lo voglio dire a me stessa. Io voglio fissare oggi chi sono, perché voglio essere coerente con la persona che sono oggi. E penso che questo sia, diciamo, una operazione verità che non può che fare bene alla politica italiana. Perché noi siamo di fronte a una classe politica che dice tutto e il contrario di tutto, che promette cose e non le fa, che sceglie delle alleanze e poi ne fa delle altre, che dice delle cose e poi fa l'esatto contrario. Ieri hanno bocciato tutti i partiti della maggioranza di Draghi l'ordine del giorno con il quale chiedevamo la riapertura delle discoteche, perché, voglio dire, abbiamo visto la gente ballare a Piazza del Popolo, abbiamo visto gente ballare al Gay Pride. Va tutto bene, ma se la gente può ballare in piazza, potrà ballare pure dentro le discoteche, dove ci sono dei gestori che li possono anche controllare con delle regole di distanziamento, perché c'è un intero settore che sta morendo, a cui nessuno dà risposte. E gli stessi partiti che su Facebook dicevano riapriamo le discoteche, bocciano l'ordine del giorno. Cioè, io credo che, diciamo, c'è bisogno di una classe politica che abbia il coraggio di assumersi le sue responsabilità e il coraggio di fare quello che dichiara. Perché? E chiudo, perché così te la faccio fare 5 domande, no, 42 no, 5 te le faccio fare, promesse. Cioè, oggi si dice la grandezza di Fratelli d'Italia è che è un partito coerente. Oh, per carità, Fratelli d'Italia è un partito coerente, ma non dovrebbe essere questa la caratteristica che distingue la grandezza di un partito? Nel senso che io considero che la coerenza dovrebbe essere un prerequisito della politica, perché tu sei coerente se credi in quello che dici. Se non sei coerente vuol dire che non ci credi. Quindi non può essere la caratteristica. Le caratteristiche dovrebbero essere, do per scontato che tu sia coerente. Ecco, io ho scritto questo libro perché oggi c'è uno strumento che potrà essere tutta la vita utilizzato contro di me, intanto per le speranze che ho, e poi per raccontare chi sono, perché mi sono rotta le scatole di stare lì a farmi dire chi sono da Alessandro Cecchi Paone, che di me non sa niente, non gli interessa niente, che dice bugie sul mio e sul nostro conto. Ma basta. Da anziano cronista parlamentare che ha seguito quasi quotidianamente la vita di Alleanza Nazionale, ogni volta che tu parli, ho detto queste cose, le dirò per sempre, la coerenza non cambiare, mi risuonavano tanti episodi, diciamo, dell'ultimo periodo di vita politica del tuo predecessore via della Scrofa, ma questo è un altro tema che magari affronteremo in un'altra sede, perché sarebbe lungo il discorso. Invece torniamo alla tua vicenda politica in questo caso. Però ti posso dire una cosa. Certo. La vicenda di Gianfranco Fini, sì, una cosa ce l'ha insegnata. E lo dico oggi perché ieri si diceva di Gianfranco, di Alleanza Nazionale, che senza Gianfranco Fini Alleanza Nazionale non sarebbe esistita la destra italiana. Oggi si dice che senza Giorgia Meloni Fratelli d'Italia non esisterebbe la destra italiana. Non è vero. Noi abbiamo ricostruito dopo Gianfranco Fini, e se domani non ci fosse più Giorgia Meloni ci sarebbe qualcun altro che si carica questa responsabilità sulle spalle. Questo noi lo dobbiamo sapere, perché nessuno costruisce un percorso come questo da solo. Io sono stata, per carità, portabandiera, sono...
sicuramente una che non si risparmia, sono sicuramente la prima fila, sono più o meno onnipresente anche per scelta dei grandi media, gli stessi grandi media che ti dicono Fratelli d'Italia non ha una classe dirigente, se poi gli dici senti ma questo programma televisivo invece venirci io ci posso mandare non lo so, Guerino Testa, ti dicono no devi venire te perché tu gli fai lo share, poi dicono c'è solo la Meloni, ma siete voi che volete solo la Meloni, perché io ce ne ho di persone capacissime che possono raccontare che cos'è Fratelli d'Italia. Quindi voglio dire, nessuno avrebbe potuto costruire una storia come quella che noi abbiamo costruito senza farlo insieme. Nessuno avrebbe potuto farlo da solo. Per cui io respingo al mittente l'accusa secondo la quale Fratelli d'Italia non avrebbe una classe dirigente, e anzi rilancio, perché la classe dirigente di Fratelli d'Italia oggi, per esempio nel Parlamento della Repubblica Italiana, è in assoluto la migliore. Sfido chiunque, noi facciamo opposizione con il 5% della presenza parlamentare da soli, e alla fine sai che fa Mario Draghi? Alla fine mette in pratica molte delle proposte nostre perché sono le più serie, e quindi per carità. Anche questo lo trovate nel libro. Guardino in casa 5 Stelle se vogliamo parlare della classe dirigente. Anche questo discorso della classe dirigente lo trovate nel libro, su tutto il discorso della generazione Atreio, no? Nel frattempo che è cresciuto e è diventato appunto classe dirigente. Torniamo a Fratelli d'Italia. Io ho visto che, ho notato che secondo me un anno di svolta, un anno importante per te e per Fratelli d'Italia è il 2019. Colleghiamoci al discorso di prima, novembre 2019. Entri o rientri e ti siedi, diciamo, su una poltrona che scotta, perché su quella poltrona si erano seduti prima di te Giorgio Almirante, Pino Rauti e Gianfranco Fini, no? Quindi quasi una, come dire, una chiusura di un cerchio. Una dimostrazione anche plastica, fisica, del fatto che c'è una continuità nella destra politica italiana. Un mese prima, 18 ottobre 2019, il famoso comizio del centrodestra di Piazza San Giovanni, con il famosissimo ormai, diciamo, refrain «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana e sono cristiana», da cui poi il titolo e anche la suddivisione delle grandi sezioni del libro. E prima ancora, maggio 2019, l'ottimo risultato di Fratelli d'Italia alle elezioni europee con 6,44, 6 eurodeputati, è anche un momento di svolta per la tua carriera politica anche all'interno del partito, perché ci sono stati anche momenti, settimane in cui hai dubitato di voler continuare a guidare questo partito, o sbaglio? No, non sbagli, e l'ho raccontato. Allora, andiamo per ordine. Oggi si dice che la crescita di Fratelli d'Italia sia una crescita repentina, non è così. Vale la pena di ricordare che Fratelli d'Italia è un partito che esiste da 10 anni e che per circa 8 anni di quei 10 noi abbiamo fatto un po', diciamoci la verità, il criceto nella ruota, no? Enormi sacrifici, tanto lavoro, ma risultati che alla fine non arrivavano mai davvero. Il 2% nel 2013 e meno del 2%, l'1,95%, e quello fu un miracolo. E poi le europee del 2014, il 3,70%, e quindi la soglia non viene superata. Alle politiche del 2018, il 4,3%. E quindi un po' l'idea che no, non funziona, cioè, che mi ha portato nel 2019 a dire, c'erano di nuovo le elezioni europee, alle persone che ho più vicino, loro pensavano tutti che io scherzassi, ma non scherzavo. Guardate ragazzi, se non superiamo la soglia stavolta, 4%, e visti 5 Stelle erano arrivati al 32%, cioè vedi persone, obiettivamente dici, vabbè, ma io valgo così meno, so, di Luigi Di Maio adesso. E quindi l'idea, ti viene un po' l'ansia, no? E dici, magari l'idea, no! Ho pensato, magari non è il nostro tempo, no? Magari non sono io la persona giusta. Guarda, io sono una persona abituata ad assumersi le sue responsabilità, nel bene e nel male, conosco i miei pregi, conosco i miei difetti, conosco i miei limiti, e ho pensato, magari sono io che non vado bene. E quindi dissi a qualcuno, guardate che se non facciamo il 4% stavolta, forse bisogna fare una riflessione seria, dopo 8 anni. 8 anni in cui noi abbiamo fatto di tutto. Io mi sono fatta pure la campagna elettorale per le elezioni amministrative di Roma 5 anni fa, il 7° mese di gravidanza, ok? Cioè, veramente non ci siamo risparmiati. Se è ancora così, probabilmente non funziona. Però proprio perché avevo fatto questa scelta in cuor mio, io ho messo assolutamente tutto in quelle elezioni europee.
guarda, con una determinazione, con una precisione, con una freddezza. Perché chiaramente se fai all-in, cioè se ti giochi tutto sul serio, ok? Invece in quelle elezioni europee, forse per questo e forse perché anche io mi affido sempre al nostro Signore, evidentemente lui non ci tiene che io possa fare un po' di vacanze. Il tuo angelo custode. Il mio angelo custode. Noi facciamo il 6,4%. E allora lì accade una cosa che io avevo tante volte detto ai nostri dirigenti: guardate, per noi sarà più difficile arrivare al 5% che andare dal 5 al 15%. Perché? Perché non sapete quante volte mi è accaduto in questi anni di incontrare persone che mi dicevano: guarda, mi rappresenti tantissimo, sei forse il politico che mi rappresenta di più, Fratelli d'Italia è il partito che mi rappresenta di più, però io non lo voto. Come non lo voto? Ti rappresenta di più? No, non lo voto perché è un piccolo partito. E io ogni volta rispondevo: no, guarda, quello è un piccolo partito perché tu non lo voti, nel senso che bisogna un po', no, invertire il paradigma. Gli italiani, questa è una cosa curiosa degli italiani, è come se si facessero dire che cosa devono votare dai sondaggi. E non capissero che in realtà chi vince, chi perde, chi pesa, chi non pesa, si decide il giorno del voto sulla base di come la gente sceglie. Tant'è che io mi sono convinta che delle volte i sondaggi servono più a indirizzare il voto degli italiani piuttosto che a raccontarlo. Quando io fui candidata alle elezioni appunto di Roma 5 anni fa, e c'era questo altro candidato sostenuto da Forza Italia, Marchini, e davano nei sondaggi... Che io ero appaiata a Marchini, ma girando per la città chiaramente si vedeva che non era così, tipo 20% Meloni, 20% Marchini, poi alla fine io prendo il 23% e buco il ballottaggio per un punto, perché a quello era servito compare Marchini, no? Cioè dire la Meloni comunque non arriva al ballottaggio e polarizzare su un altro candidato, che in questo caso era Virginia Raggi. Il giorno dopo delle elezioni ero in un programma televisivo con un sondaggista. E approfitto, dico: scusi, ma lei che ci sta raccontando qui come funzionano le cose, 2 settimane fa lei ha dato Marchini al 20%, ha preso il 10%, com'è possibile? E lui mi risponde: beh, non ha preso quello che ci si aspettava. No, dico: scusi, ma lei in questi sondaggi ci mette quello che si aspetta o quello che lo dice la gente? Perché in teoria la pagano per fare delle telefonate a cui le persone rispondono, non per metterci quello che si aspetta. Vabbè, comunque chiudiamo la vicenda dei sondaggi. Che succede? Il tema del famoso voto utile. Cioè, quando poi arriva il voto, molte persone che magari credono in te non vogliono rischiare che il loro voto non conti. E quindi tu sempre, alla fine, se sei piccolino, perdi un consenso o comunque non riesci a portare a casa tutto il consenso potenziale che hai. Quel 6,44, mazza, che pensa, è un fenomeno. Ti prenderò, esatto. E quel 6,44% che noi abbiamo preso alle elezioni europee ci metteva in sicurezza rispetto a ogni soglia di sbarramento, che al massimo in Italia è il 5% stimato, insomma ogni tanto si parla soglia 5, più alta del 5. Questo ci ha trasformato in un partito che faceva il gioco dei grandi e ha riportato a casa tutto il lavoro che noi abbiamo fatto in questi 10 anni. Tutta la credibilità che ci siamo costruiti in questi 10 anni, con ogni singola iniziativa, ogni singola proposta, ogni singola giornata che abbiamo passato. Per cui io non considero la crescita di Fratelli d'Italia una crescita repentina, la considero una crescita meditata. E per questo ho lavorato, Nicola, perché gli elettori di Fratelli d'Italia non fossero elettori che inseguivano la moda. Si vota Fratelli d'Italia? Si vota Fratelli d'Italia? No, perché fossero elettori che fanno quella scelta in modo consapevole. Oggi, obiettivamente, questo c'è, vedremo, perché poi i voti si prendono e non si giudicano sulla base dei sondaggi, anche per le ragioni che ti ho testé spiegato, ma ovviamente, diciamo, dal mollare che ho preso in considerazione, anche perché io l'ho sempre detto e lo ribadisco, non considero la politica una carriera. Non l'ho mai considerata una carriera. La politica non la puoi fare se pensi che sia una carriera, perché la condizione principe per fare politica è la libertà, anche la libertà di sbattere la porta, anche la libertà di andartene a casa, come noi abbiamo rischiato di fare quando abbiamo fondato Fratelli d'Italia. Se non hai la libertà, tu la politica non la puoi fare e quindi la devi considerare transitoria. Se va bene va bene, se non va bene non va bene, e non ho problemi. Chiaramente dallo smettere, diciamo così, tipo dipendenza, dallo smettere a rischiare di portare la destra italiana
alla più alta percentuale che abbia mai avuto, beh, insomma, la soddisfazione sarebbe grande per me, per noi e per il lavoro che abbiamo fatto, e darebbe un senso all'emozione che io ho provato quando sono entrata a Via della Scrofa, nella stanza che fu appunto di Romualdi, di Raudi, di Fini, di Almirante, perché mi ricordo quando sono entrata, l'ho scritto nel libro, io sono entrata, ho chiuso la porta e mi è venuto il panico, posso dire, non lo so, perché io per la prima volta quel giorno, quindi nel 2019, già 7 anni dopo la nascita dei Fratelli, 6 anni dopo la nascita dei Fratelli d'Italia, mi sono resa conto di quello che avevo, cioè, sulle spalle, no? Delle generazioni di sacrifici, capito? Delle persone che avevano dato tutto, di quelli che ci avevano sperato, di quelli che ci avevano perso qualunque cosa, di quelli che avevano vinto, di quelli che avevano sofferto anche in anni molto difficili. Era come se mi guardassero tutti. Ho detto, sarò all'altezza di questa roba qui. Alla fine sono pure un po', a Roma si dice, un soldo di cacio, no? Cioè, sono pure piccoletta. E mi sono sentita addosso questa responsabilità enorme, forse davvero per la prima volta, no? Vedevo proprio gli occhi di queste persone, come se fossero in circo, come se io fossi in mezzo. E l'altra cosa che ricordo è che la stanza era molto più piccola di come la ricordavo. Perché io c'era andata quando ero presidente dei giovani e c'era Fini, mi deve essere sembrata molto più grande, adesso mi sembrava molto più piccolo. Ho detto, vabbè, vedi, sei ristretta pure la stanza, per cui ci sto più a mio agio. Però questa è un'altra emozione che mi ha regalato la voglia di fare bene quello che faccio, perché la destra italiana non se la merita un'altra storia come quella che ha vissuto qualche anno fa. Non si merita di disperdersi di nuovo, e alla fine abbiamo fatto tutto questo lavoro per rimetterla insieme, abbiamo riportato a casa anche tanti scettici, un sacco di gente che all'inizio non ci credeva, che all'inizio perfino ci prendeva in giro, e che alla fine ha dovuto fare i conti col fatto che la nostra tenacia, la nostra passione, la nostra dedizione erano più forti di qualunque cosa. E quindi adesso il prossimo obiettivo è dimostrare che questa nazione si può governare da destra, che si può governare con le nostre idee. Ti posso fare due domande una per l'altra, tu poi mi rispondi nei tempi che ritieni. La destra. Io di tempo ce ne ho, però dipende se loro vogliono le dediche sul libro, perché se le vogliono, quelle richiedono un po' di tempo. Lo so, è giusto. La destra. Mi ha colpito un passaggio del tuo libro, tanti passaggi mi hanno colpito, ma uno in particolare perché diciamo, riguarda più la mia generazione che non la tua, quando tu hai detto che la caratteristica che ti ha colpito di molti militanti che hanno attraversato, che hai conosciuto la destra giovanile, non solo è stata il coraggio. Ma la libertà. Esatto. Spieghi bene questo concetto, perché mi sembra importante. Poi, un'altra cosa al volo, volevo capire se, visto che tu hai un rapporto un po' problematico con l'organizzazione delle tue vacanze estive, se pensi, diciamo, di riprogrammare una visita a Isla Mujeres per vedere lo squalo balena, oppure per adesso non ci pensi. Grazie. Allora, lo squalo balena, vabbè, quella è stata una tragedia della mia vita, però insomma non spoileriamo il libro. Io sono molto spiegata con le vacanze, ecco, diciamoci la verità, è quello che dicevo prima. Il mio angelo custode, a lui non piace che io mi riposi, e quindi finché io lavoro va tutto bene. Come provo a prendermi un giorno, 3 giorni, una settimana, succede sempre qualche disastro. A un certo punto c'era un mio amico che lavorava all'unità di crisi della Farnesina del Ministero degli Esteri, che mi telefonava e mi diceva: ci dici dove vai in vacanza quest'estate, che mi preparo a rinforzare la nostra presenza, perché ogni volta succede un po' di tutto. Mi piacerebbe, Nicola, non lo nego, è stato un anno anche questo molto molto complesso, mi piacerebbe per me, mi piacerebbe per mia figlia, per la mia famiglia, insomma cercare ogni tanto di fare finta che fai una vita normale, ma non ne voglio parlare, perché se ne accorgono, ok, quindi quest'anno, cioè, tentiamo il blitz. Però è vero che l'ultima volta, io ho questo sogno di vedere gli squali balena, avevo finalmente programmato, quando cadde il governo Conte 1, questo bagno con gli squali balena in Messico, e il giorno che dovevo vedere questo squalo balena ero al Quirinale a fare le consultazioni. E vabbè, è andata così anche questa. Per quello che riguarda la storia della destra, allora, questo è un libro nel quale io ho risposto volutamente, perché un'altra ragione per la quale ho scritto questo libro è che non c'è niente della mia vita di cui mi debba vergognare,
a tutte le critiche che mi sono mai più o meno mai state mosse, o a tutte le polemiche che sono nate. Una di queste polemiche mi ha divertito molto ed è molto recente, perché non è solo recente, ma insomma si è rinverdita recentemente, perché quando è arrivato il governo Draghi e c'è stato il voto di fiducia in aula sul governo Draghi, ho fatto un intervento nel quale motivavo il voto di contrario di Fratelli d'Italia, e ho aperto quell'intervento con una citazione di Bertolt Brecht che dice: ci sedemmo dalla parte sbagliata perché tutti gli altri posti erano occupati. Apriti cielo, perché Bertolt Brecht è considerato, diciamo, uomo di sinistra. E la sinistra dice: tu non ti puoi permettere di citare Bertolt Brecht è mio. E io gli ho detto: beh, potevate citare voi, ma forse non avete trovato la citazione di Brecht nella quale si diceva che bisognava fare un altro inciucio di palazzo per mettere un banchiere a capo del governo senza che gli italiani ne sapessero qualcosa. Probabilmente non esiste questa citazione di Bertolt Brecht, in compenso c'è quella che dico io. Ma perché ve lo cito? Perché questa è una grande differenza tra noi e la sinistra. Vedete, la sinistra, loro hanno avuto i libretti rossi, ci hanno avuto gli intellettuali organici, hanno avuto quelli che dicevano o che insegnavano cosa si poteva e non si poteva dire, cosa si poteva e non si poteva leggere, cosa si poteva e non si poteva ascoltare a livello musicale. E sapete qual è il risultato? Che la sinistra ha smesso di pensare. Loro ripetono dalla mattina alla sera a manetta qualcosa che hanno sentito dire agli altri e hanno smesso di farsi domande. Noi invece eravamo una cultura e una realtà estremamente frizzante, soprattutto a livello giovanile. Insomma, io l'ho scritto nel libro, ricordo dibattiti di ore e ore sui grandi, no, conflitti aperti sul piano geopolitico, discussioni infinite, Marsilio lo sa, su Israele e Palestina, cioè ma roba che neanche fossimo stati nelle Nazioni Unite, no? Però noi spaccavamo il capello in quattro su qualunque cosa, e non avendo avuto i libretti rossi e non avendo avuto gli intellettuali organici, perché i nostri intellettuali erano più liberi di noi, quindi era più facile che criticassero noi piuttosto che la sinistra, sapete cosa? Noi invece abbiamo avuto sempre la mente aperta, abbiamo letto tutto, abbiamo ascoltato tutto, abbiamo preso tutto quello che ci piaceva, perché a me non frega niente se Bertolt Brecht è di sinistra, se la frase di Bertolt Brecht mi piace, io la dico, e non me ne frega niente che Guccini è di sinistra, rimane Cirano una canzone bellissima e io la canto, pure perché a Guccini gli dispiace, sì, non me ne frega proprio niente, e sapete perché? Sapete perché? Perché le identità forti non hanno mai paura del confronto. Voi non avreste mai trovato un libraio di destra che dicesse: io il libro di Enrico Letta non lo vendo. Probabilmente non lo avreste trovato, perché un libraio di destra il libro di Letta magari se lo legge pure, perché non ha paura del libro di Letta, non ha paura di conoscere l'avversario, non ha paura di essere contaminato, tanto è forte la sua identità. Noi su questo abbiamo costruito la nostra fortuna, su questa nostra grande apertura mentale, su questa nostra grande capacità, che oggi ci rende ovviamente un problema. Perché? Perché noi prima di prendere una posizione dobbiamo essere convinti, proprio perché nessuno ce l'ha imposta e nessuno ce l'ha insegnata. E loro no. Perché pensate che noi siamo così pieni di etichette, no? A parte la cosa che diceva ieri Cecchi Paone, no? Quando io tento di argomentare sull'immigrazione sono razzista. Quando io tento di argomentare il mio no al DDL Zan sono omofoba. C'è sempre, no, quando io tento di raccontare la mia visione alternativa dell'Unione Europea sono anti-europeista. Perché pensate che hanno bisogno di appiccicare tutte queste etichette? Facile, lo spiego io. Perché se io dico che la persona che ho di fronte è un razzista o un omofobo, non sono più tenuto a parlarci. È il loro modo per scappare dal confronto. Siccome lo sanno che se si mettono seduti davanti a noi ad argomentare nel merito, le nostre tesi sono più ragionevoli delle loro, allora devono scappare. Io c'ho Roberto Saviano, il guru Roberto Saviano,
guru. Io non considero tale banalmente, perché non penso che se ti metti in televisione con la voce così un po' bassa e parli molto lentamente, questo renda intelligente quello che stai dicendo. Io ho il guru Roberto Saviano, che continuamente mi accusa di qualsiasi cosa, continuamente. Io sarei responsabile della morte del povero Willy Monteiro, sarei responsabile del suicidio del povero Said, sarei responsabile di ogni immigrato che muore durante il tentativo di attraversare il Mediterraneo per arrivare in Italia. Si è capito come ne sarei responsabile, atteso che da anni la politica fa esattamente quello che vuole Roberto Saviano, ma sarei responsabile io. E io ho detto: Roberto Saviano, siccome non mi considero responsabile e sono in grado di argomentare, facciamo un confronto. E sapete che ha risposto Roberto Saviano? No, perché è più facile stare lì a pontificare da soli. Meloni è razzista. Allora, questa è la differenza tra noi e la sinistra. E anche la ragione per la quale noi abbiamo animato la prima festa politica d'Italia che aveva il coraggio di confrontarsi con gli avversari. Io ho portato nei primi anni 2000 Fausto Bertinotti, allora segretario di Rifondazione Comunista, a confronto con Gianfranco Fini dentro una festa politica. E sapete cosa? Bertinotti fu molto apprezzato, perché io rispetto chi crede in qualcosa, anche se crede in qualcosa di molto distante da me. La nostra gente è abituata a rispettare chi crede in qualcosa, è abituata a rispettare l'avversario, perché la nostra gente non ha paura. A sinistra questo non accade, perché a sinistra loro hanno paura, perché noi siamo più bravi, banalmente, e quindi bisogna andare avanti così. Loro continueranno ad avere paura, ad avere librai che forse, diciamo, non fanno esattamente il lavoro giusto, che dicono che i nostri libri non li vendono, che li mettono a testa in giù, no, perché gli sembra una goliardata, evocando Piazzale Loreto e cose, cioè che hanno bisogno della violenza. Noi no. E sapete? La violenza è sempre un'implicita ammissione di inferiorità. Sei violento quando i tuoi argomenti non reggono, i nostri reggono. Noi della violenza non abbiamo bisogno, la lasciamo alla sinistra. Grazie Giorgia, credo che sia giusto lasciarti ai tuoi lettori. Io ringrazio tutti per avermi ascoltato e buona serata, grazie. State fermi che facciamo un selfie prima, eh?